funerale di famiglia. Buonasera a tutti, un saluto da parte mia brevissimo per ringraziare sempre i padri della pace che ci ospitano in questo bellissimo salone, sempre con tanta generosità, testimoniandoci la loro amicizia profonda, e un saluto ai nostri ospiti per questo incontro Foibe ed Esodo, memorie divise di una tragedia nazionale. Il professor Salimbeni, Fulvio Salimbeni, docente di storia all'Università di Udine, e Milan Rakovac, scrittore, giornalista, membro, fondatore, promotore del forum Fulvio Tomizza, e al centro il giornalista, redattore del settore interni esteri del giornale di Brescia, dottor Valerio Di Donato. Un grazie a tutti loro, lascio la parola al dottor Di Donato, al quale va un grazie particolare perché è stata la persona che ha proposto a noi questo incontro e ci ha aiutato a prepararlo. Sarà lui che presenterà questa serata e buona serata a tutti. Beh, buonasera, devo dire subito che è un grande piacere vedere una sala così piena per un incontro che io ritengo di grande interesse culturale, su cui in qualche modo si è fatta anche un po' una scommessa con la Cooperativa Cattolica di Cultura. È vero, noi tempo dietro parlavamo di questi argomenti, posso dire che ecco, da tempo avevo in mente un confronto con voci differenti su un tema sensibile nella nostra cultura, un tema che è tornato diciamo alla ribalta dopo molti anni di decenni, diciamo, in qualche modo di silenzio e di confinamento in un certo senso all'area di origine, cioè l'area giuliana. È diventato invece un argomento di interesse nazionale in virtù della legge che ha istituito il giorno del ricordo. Ecco, e quindi il mio grazie alla cooperativa è sicuramente molto sentito, perché è comunque questa un'occasione, io penso, nuova dal punto di vista della sfida in qualche modo, perché si va oltre gli schemi abituali in cui si parla di un pezzo di storia difficile, dimenticato, in qualche modo rivalutato, ma su cui forse la coscienza nazionale deve ancora crescere. Ecco, il titolo che è stato scelto è stato proprio questo, Memorie divise di una tragedia nazionale. È un titolo, diciamo, orientativo, in qualche modo si poteva anche dire di tragedie nazionali al plurale, ma sostanzialmente è una tragedia unica che ha colpito in particolare alla fine del 45, quindi dopo l'ultima guerra, ha colpito la popolazione di origine e di residenza italiana di questa regione, quindi la Venezia Giulia, l'Istria, Fiume e quella parte di Dalmazia che era sotto la sovranità italiana, ma su cui si sono confrontati, combattuti, hanno anche convissuto comunque per lunghi periodi in maniera pacifica popoli differenti, popolo italiano, la componente slava divisa tra sloveni e croati. Ecco, quindi perché questa serata nasce proprio da questo tentativo, questo sforzo di mettere a confronto queste voci diverse. E ho scelto due interlocutori che dal mio punto di vista, conoscendoli entrambi da un po' di tempo, ho ritenuto le persone adatte per affrontare questo argomento con uno spirito veramente aperto e con la possibilità di trovare delle risposte anche, cioè guardando sì al passato, ma anche guardando avanti. Ecco, quindi il professor Fulvio Salimbeni è stato già presentato dalla professoressa Paganuzzi. Io ricordo solo un testo di molti anni fa su cui io stesso formai le mie prime conoscenze su questo argomento, insomma, del confine orientale, in anni in cui se ne parlava poco, era il 94, Istria, storia di una regione di frontiera, tra l'altro edito da una casa editrice bresciana come la Morcelliana, un testo molto valido che metteva insieme la storia plurisecolare di questa terra. Ecco, Milan Rakovac è un giornalista, un poeta, uno scrittore che parla molto bene l'italiano,
che ha anche tradotto un suo testo, questo che trovate all'ingresso Riva Drusi, quindi è in doppia lingua. Io ho avuto modo di conoscerlo nell'ambito di un reportage che feci qualche anno fa, in cui volli come giornalista, un po' anche come ricercatore, avendo anch'io scritto qualcosa, andare a vedere i segni delle due memorie, sostanzialmente, quella italiana e quella slava. Naturalmente in una terra che è stata strappata all'Italia, e quindi dove la memoria italiana è compressa, non si trovano tracce. Per andare a trovare le famose foibe bisogna affidarsi a persone che conoscono il percorso, altrimenti non ci si arriva assolutamente. E quando ci arrivi trovi magari qualche segno, come il tricolore italiano nella foiba di Villa Surani, per esempio, che colpisce, ma per trovarlo bisogna, ripeto, andarci attraverso percorsi contorti, quindi non c'è nessun tipo ovviamente di in qualche modo di rispetto o di favore, insomma, perché si possa conoscere questo dramma. Viceversa, sono più numerosi segni della memoria di quello che anche le popolazioni slave, i croati, i sloveni hanno sofferto, soprattutto durante la durissima guerra di occupazione dal 41 fino al 43, poi fino al 45. Ma naturalmente è la memoria di chi ha vinto quella guerra e quindi ha esibito in qualche modo la propria memoria. Però c'è anche tanti aspetti che non erano conosciuti, per esempio le rappresaglie durissime fatte durante la guerra, i segni di questo. Ecco, ho messo insieme queste diverse testimonianze, Milan Rakovac mi accompagnò in qualche modo, mi diede alcuni spunti interessanti e ho pensato, leggendo anche le cose che lui scrive, persona molto aperta al dialogo e anche all'autocritica su alcuni aspetti importanti della guerra partigiana, ho pensato che potesse con Fulvio Salimbeni avviare un dibattito, una prima pietra di un confronto diverso per fare in modo, adesso che comunque il giorno del ricordo è passato, anche quest'anno, la quinta edizione, un'iniziativa lodevole, è giusto che venga ripetuta, ma è anche giusto dargli linfa nuova, secondo me. Quindi io spero che un confronto su questi temi possa servire anche in futuro per ampliare la prospettiva del confronto e della ricerca anche storica. Solo un accenno a Brescia. Perché Brescia? Beh, non solo perché io lavoro qui, ma anche se le mie origini non sono proprio strettamente bresciane, e perché mi occupo di questo tema. Certo, ci vuole un po' di passione, altrimenti forse non sarebbe nata questa iniziativa. Però Brescia è anche sede di una comunità che si è ben radicata in questo territorio, che nel dopoguerra transitò per molti anni in campi profughi. Forse non tutti lo sanno, ma c'erano 5 campi profughi, persone che ci hanno passato diversi anni prima di vedersi assegnata una casa, diciamo, popolare, piuttosto che col frutto del proprio lavoro. E quindi è chiaro, questo tipo di dibattito è anche per loro, ma è per la città, è anche per le persone che sanno poco di confine orientale. La legge sul giorno del ricordo dice chiaramente, si ricorda la tragedia delle foibe dell'esodo e del confine orientale. Il confine orientale è una valenza molto ampia, perché richiama una storia che è plurisecolare, dove almeno bisogna partire dalla metà dell'Ottocento per capirci qualcosa, per non andare troppo lontano. Ecco, io direi che dobbiamo darci dei tempi per far sì che questo dibattito sia sufficientemente ricco, stimolante, e per lasciare anche un po' di spazio delle domande. Ecco, quindi chiaramente dopo nessuno è obbligato a fermarsi, cioè, fino a questo momento, ma ecco, è il momento del dibattito, ovviamente lo dico, chi per varie ragioni volesse lasciare questo incontro lo faccia tranquillamente. Quindi cercheremo però di contenere un po' lo spazio di questo confronto per lasciare spazio anche a domande, che io comunque prego fin d'ora che siano svolte in maniera corretta, civile, pacata, perché questo è un luogo di dibattito, non siamo in televisione, non siamo un talk show dove magari ci si accende e in qualche modo ci si confronta anche su un tema che è sicuramente spinoso, ma siamo qui per confrontare idee e anche per apprendere forse qualcosa di nuovo. Allora, io seguirò una traccia in qualche modo scritta, perché questo aiuta un po' a inquadrare i problemi, poi abbiamo anche la possibilità di spaziare o di ridurle. Ecco, io partirei da questo. Siamo
quasi alla metà di maggio, 65 anni or sono, in maggio, maggio fu un mese molto duro, difficile, tremendo anche nella Venezia Giulia, Trieste, perché l'Italia era stata liberata, ma Trieste, Gorizia, l'Istria, Fiume erano state da poco liberate secondo un'altra accezione, cioè liberata dal movimento di liberazione jugoslavo, ma occupato in base a quella che era la percezione invece della popolazione italiana, che era fortissimamente presente soprattutto nei centri urbani, e con un periodo terribile di repressioni, di arresti, di sparizioni e anche di uccisioni. Ecco, è proprio quando parliamo di foibe, parliamo di quel periodo oltre che di quello precedente del settembre-ottobre 43, ma maggio 45 è un po' il mese, insomma, maggio-giugno di questi eccidi che poi sono passati, diciamo, alla storia, in qualche modo rimasti nel silenzio, almeno per quello che riguarda la conoscenza generale, mentre se ne parlava in qualche modo e anche molto nell'area giuliana. Ecco, quindi ringraziamo il fatto che una legge dello Stato istituito il giorno del ricordo. Io chiederei subito ai nostri due ospiti, quindi Milan Rakovac e Fulvio Salimbeni, di fare anche un po' un bilancio di questa iniziativa. Siamo alla quinta edizione, possiamo parlarne. Io chiedo loro se questa iniziativa del giorno del ricordo, secondo loro, se è servita in qualche modo a colmare questo innegabile vuoto di conoscenza e di consapevolezza, oppure se invece non ha piuttosto radicalizzato ancora più gli animi, insomma, se non si sia sia al di qua che al di là dell'Adriatico, non si sia allontanata la comprensione di una vicenda molto complessa. Ricordo solo, prima di lasciare loro la parola, che proprio in risposta, in qualche modo, all'istituzione del giorno del ricordo, in Slovenia e Croazia è stata istituita una propria giornata, no? Mi pare che in Slovenia si chiama giornata del ricongiungimento del litorale alla madrepatria, il 15 settembre, perché in coincidenza con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, che fu firmato il 10 febbraio del 47, 10 febbraio, quindi il nostro giorno del ricordo è il 10 febbraio, il loro giorno chiamiamolo ricordo, del ricongiungimento, è il 15 settembre. In Croazia credo ci sia una festa, una ricorrenza analoga. Quindi davvero ci si trova davanti a memorie divise. Queste ricorrenze sono state istituite un po', almeno la seconda, in risposta alla prima. E quindi sono davvero memorie divise di tutte le nazionalità in una terra di confine, no? Dentro una storia che non si riesce a scrivere assieme. Io chiedo a voi due se siete d'accordo su questa impostazione, quindi la valutazione dell'iniziativa del giorno del ricordo, e se effettivamente siamo molto lontani ancora da poter scrivere una storia su cui in qualche modo ci si possa confrontare. Chiederei magari al professor Salimbeni o prima Rakovac, d'accordo. Beh, è lo stesso, partiamo. Buonasera. Prima di tutto devo scusarmi con voi per il mio italiano debolissimo. Quello che so ho imparato da Nilla Pizzi e Umberto De Sica. Va bene che il dialetto polesange è l'altra lingua mia, quasi materna, così che spesso passerò in istrian, spero che si capissi, no? Questa è una scusa. E poi, prima di dire qualcosa, mi viene in mente, vedendo oggi la lapide, di inchinarmi avanti dai tre bresciani uccisi in Bosnia poco fa, pochi anni fa, siccome a tutte le vittime italiane fatte anche in nome mio, in Istria, in Croazia di oggi di. Questo mi sembra un dovere, e se lo scrivo nelle poesie, nei romanzi, nei testi, già da 50 anni, direi che sarebbe un obbligo dirlo a voce piena anche davanti agli italiani, che so che in sala ci sono anche i nostri italiani delle nostre parti. E poi, siccome sono un scrittore, non un storico, oserei iniziare, e questo è il mio giudizio sui problemi italo-croati, cioè romano-slavo-germani, cioè delle culture di frontiera, con una poesia breve, che non è una poesia, è un elenco dei modi di dire stupido in Istria. I
in modi: italiani, croati, romeni, montenegrini, in dialetto, sloveni, saurini e tutti quanti. Non è molto lunga. Questo è il mio unico serio approccio al problema. Poi tenterò anche di dire qualcosa sull'argomento. Ecco l'elenco alfabetico per i modi di dire, che è una risposta a tutti i nostri ismi del questo sanguinoso Novecento: patriottismi, nazionalismi, fascismi, comunismi. L'unica risposta mai data, ahimè, non in tempo giusto, è contenuta nella nostra cultura, nelle nostre culture. Eccola: arlocco, babale, balego, balordo, baloso, bambe, baracarlo, baracaso, basual, baul, bavilo, basilo, blembe, botton, broccolo, bucal, buiol, busdo, busdachin, checco, ciuri, cocal, cofè, coyon, zucon, cius, dandan, dogo, emme, figo, gerucco, gnegno, gnocco, gnogno, gonzo, govnubrat, iaio, imbarlumi, intonti, lalo, lelle, lello, lempio, lole, lollo, macac, macaco, macaron, maian, malsal, mamaluco, mamò, mauco, melon, memele, merlo, mocca, mocra, molton, mona, monega, mugnen, mugnenilo, nanacco, nane, pagnacca, pampalugo, pampe, pandolo, panduro, pantalon, patan, patatuc, piavolo, pivel, ravano, salame, sempiado, simmunio, socco, stupido, struful, sturlo, sempio, scime, svicalot, tananai, tandan, tatan, trobil, trubilo, trus, tumbalo e zurtolo, infine. Questa è la risposta, un tentativo letterario di assumere tutti gli ismi istriani, e non solo naturalmente, ma per me l'Istria è l'unico mondo, è tutto il mondo, è tutto l'universo, è tutta l'Europa, così che sono naturalmente soggettivissimo. Parlando invece in diretta, cioè tentando di rispondere, sì, esistono sull'Adriatico due, non solo psicologie, culture e nazioni in contrasto, ma anche due scienze e due concetti politici e due verità storiche che mai si sono incontrate, ahimè, mai si incontreranno. Sono degli tentativi bizzarri a volte, come questa serata qui a Brescia, rarissimi, mai a veste piena, ufficiale, aperta, in pubblico, si incontriamo croati italiani di quelle parti, sempre si guardiamo con un fucile magari immaginario davanti all'occhio. Esagero naturalmente, mi sono scusato in anticipo, sono un scrittore, un poeta, non mi interessa il politically correct speaking, mi interessa di incontrare gente, anche amici nuovi incontrati qui ieri sera, così a voce piena, e tentare, come farlo allora con queste due verità? Incontrarle, Dio, incontrarle con anche testardezza, con insistenza, oggi, domani, sempre. E così questo gap, come si dice, questa foiba, forse pian pianin saranno queste due, questo binario parallelo, forse le asintoti diventano un giorno, forse si incroceranno, non forse. Forse oserei dire che oggidì, almeno in Istria, a parte croata, paese mio nativo, non parlo di altre parti d'Istria formalmente, territorialmente in Slovenia e in Italia, direi che una rivincita è già fatta nel pensiero collettivo, nella psicologia collettiva, sia croata sia italiana, sia tutta l'altra, che è una conciliazione, riconciliazione tipo tomaseana, una riconciliazione tipo serenissima, una vera coabitazione, un'armonia nuova
riavuta, riconquistata naturalmente sulle ossa dei nostri avi, che hanno copato e che sono stati copati. Quello mi sembra che è adesso in Istria, non solo in senso politico con la Dieta Democratica Istriana, che insiste sull'euroregionalismo, che insiste sul pluriculturalismo, ma come una conquista, direi, una volta si usava dire, delle masse popolari, perché no, magari un termine d'archivio. Questo è quello che mi sembra una conquista. Lo stesso sentimento, direi, che è così vivo anche in Capodistria o a Trieste, solo che forse non domina nel mondo mediatico e nel mondo politico così apertamente come in Istria. E parlando, concludo le giornate dei ricordi, ma naturalmente che tutti abbiamo il diritto e l'obbligo al ricordo storico, nazionale, e a volte questi ricordi, quando sono contrari uno all'altro, naturalmente come accade da noi, concluderei con una risposta indiretta, che la prima metà del Novecento istriano, cioè delle frontiere, di quella frontiera dove si incontrano i oceani etnici d'Europa, romani, germanici e slavi, è semplicemente un magnum crimen ininterrotto dal 1914 a 1954, quando fu scritto il memorandum d'intesa. Allora c'è un bel mezzo secolo di due guerre mondiali, due esodi, anzi tre, perché abbiamo dimenticato non solo l'esodo slavo sotto l'Italia, ma anche l'esodo non slavo e non italiano sotto l'Italia, e l'esodo dei tedeschi, dei austriaci, dei rumeni, dei magiari, un 50.000 dei personaggi di grande rilievo storico. E concludo qua, per momento, dicendo che sì, mettere insieme queste due memorie, questo è l'obbligo, metterle insieme, cioè accettare che esiste un'altra memoria altrettanto legale e legittima come la propria. Questo, almeno questo si può fare. Non si fa nemmeno questo. Sì, a volte qualche autore che osa, però non abbiamo ancora creato questa voglia politica dalle due sponde per creare quello che Camillo Benso Cavour disse nel 1848, che l'Italia, per essere un paese importante d'Europa, dovrebbe affratellarsi, non ha detto Tito, ha detto Cavour, affratellarsi con gli slavi del sud. Fatto mai accaduto. Hanno tentato Aldo Moro e Miloš Minić, invano anche loro. Siamo sempre all'inizio. Adesso Salimbeni, direi uno spunto critico molto interessante. Allora, mi ricollego subito a quello che ha appena detto l'amico Rakovac. Siamo in prossimità delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e allora è il caso di ricordare, contro certi stereotipi che vedono mondo italiano, mondo slavo sempre contrapposti, eterni nemici, che se è verissimo quello che è stato appena ricordato a proposito di Cavour nel 48, non dobbiamo neanche dimenticare che alla fine degli anni 50 esce una serie di articoli di un certo Giuseppe Mazzini, intitolati Lettere slave, che poi sono state raccolte in volume, che dicono esattamente la stessa cosa. La fratellanza italo-slava, Slavia per la verità, si diceva allora, nella comune lotta contro il dominio asburgico e, per quanto riguarda gli slavi, anche contro l'impero ottomano. E sarebbe lungo il discorso dei grandi intellettuali che parlavano di questa alleanza e di questa fratellanza
tra le popolazioni di qua e di là dell'Adriatico. È stato ricordato prima Tommaseo, e Tommaseo vedeva la Dalmazia proprio come il luogo di mediazione tra le due culture, e si è fatto anche traduttore della lirica, della poesia, della cultura, come veniva chiamata allora illirica in Italia. Quindi, parlando della nostra unità del Risorgimento, sarà bene ricordare anche questa prospettiva internazionale, i garibaldini che sono andati a combattere per la libertà dei serbi, degli albanesi contro gli ottomani a fine 800, inizio 900. E questo l'ho voluto ricordare di là della contingenza dei 150 anni, proprio per andare contro quella che una certa idea, che una certa pseudocultura e storiografia aveva cercato di inculcare, cioè l'eterna inimicizia. Nella storia non c'è assolutamente mai nulla di eterno. Basta vedere, oggi l'asse portante dell'Unione Europea sono la Francia e la Germania, che fino al 1945 non hanno fatto che combattersi e sono state all'origine delle più spaventose guerre che hanno insanguinato l'Europa. Per quanto riguarda la domanda e il titolo di questo incontro, Memorie divise, beh, la memoria non può che essere divisa. La memoria è un fatto individuale, personale, di gruppo o di comunità. L'amico Raul Pupo, proprio nel libro che ho visto esposto fuori, Trieste 45, prendendo lo spunto dal discorso della necessità di ricomporre, unificare le memorie, giustamente faceva notare proprio questo. La memoria è un fatto personale e individuale, non può essere unificata e amalgamata. Quello che si può e si deve chiedere è che ci sia il riconoscimento e il rispetto anche della memoria altrui, e non il privilegiamento, l'esclusivismo della propria. Sta alla storia, agli studiosi di storia, cercare di arrivare a una ricostruzione quanto più possibile veritiera e obiettiva, alla verità con la V maiuscola non ci arriveremo mai, è sempre in continua discussione alla luce dei nuovi documenti, materiali, possibilità interpretative che si affermano, di arrivare a una storia, uso questi termini perché sono quelli oggi in uso nel dibattito storiografico, comune o condivisa. E non è una cosa impossibile perché, sempre riferendosi a Francia e Germania, una commissione di storici francesi e tedeschi ha lavorato per anni ed è riuscita a elaborare un comune manuale di storia che, tradotto nelle due lingue, viene adottato nelle scuole francesi e tedesche. Quindi, ripeto, Francia e Germania per quasi due secoli non hanno fatto che combattersi. Oggi riescono a ricostruire la storia comune e assegnarla al mondo della scuola, che è quello fondamentale di formazione. Già un grandissimo intellettuale europeo, uno dei più grandi del Novecento, Stefan Zweig, tra le due guerre mondiali, sosteneva che non certo la causa unica, ma una delle cause della prima guerra mondiale era stato il modo distorto nazionalistico in cui era stata insegnata la storia. Sempre la storia del proprio paese, portatore di tutte le virtù, mentre gli altri erano la negatività per principio e a priori. E quindi bisognava riformulare, ripensare radicalmente il modo di insegnare la storia. Non più la storia di ciò che ci divide, le guerre, ma la storia di ciò che ci unisce, la cultura, la circolazione delle idee, la condivisione di grandi valori. E su questo piano ci si può muovere e ci si dovrebbe muovere, ma forse ne riparleremo dopo sulle altre domande. Per quanto riguarda specificamente la giornata del ricordo, devo dire che indubbiamente è servita a far parlare di un certo argomento che era poco noto. Si è detto che questa è una lacuna di cui nessuno sa niente. Permettetemi di dire, con l'esperienza da più di 30 anni di docente di storia contemporanea nelle università italiane, dove faccio centinaia di esami all'anno, che sarei quasi felice se i miei studenti non avessero saputo solo questo. Ma gli studenti di oggi, le generazioni di oggi, non sanno assolutamente quasi niente della storia, non dico mondiale, ma nemmeno italiana del Novecento. Perché se dovessi raccontarvi le cose raccapriccianti che io sento quando chiedo di parlare di prima, seconda guerra mondiale, di fascismo,
di quando è nata la Repubblica Italiana, quando è entrata in vigore la Costituzione e così via, voi pensereste che vi racconto delle butade, ma è la pura verità. Non sanno nulla. Allora è chiaro che all'interno di questa generale ignoranza sulla nostra storia, e ripeto, storia italiana, perché se poi andiamo all'estero ancora peggio, come storia e come geografia, certo ci sono le eccezioni che per fortuna danno coraggio e fanno pensare che non è tempo sprecato, ma la stragrande maggioranza arriva non sapendo quasi niente. Ebbene, allora in questo discorso è chiaro che questo è uno dei tanti aspetti di una lacuna complessiva e generale, che fa sì, tra l'altro, che poi anche questa drammatica e tragica vicenda che nessuno vuole ridimensionare sia presentata anche spesso in termini errati ed erronei, come un fatto assolutamente unico, esclusivo, che ha colpito solo gli italiani di un certo territorio, in un certo momento storico, in cui tutto viene racchiuso nell'arco di 4 anni, diciamo, 8 settembre 43 e 10 febbraio 1947. Ignorando tutto quello che c'è prima, e giustamente è stato detto, bisogna partire almeno dalla metà dell'Ottocento, ma io direi dalla caduta di Venezia, quando scompare veramente un grande impero multiculturale, rispettosissimo delle tradizioni, delle lingue, delle fedi religiose di tutte le sue popolazioni, altrimenti non si spiegherebbe la fedeltà degli schiavoni, dei morlacchi a Venezia fino all'ultimo minuto, molto più delle città di terra ferma, e quello che è accaduto dopo, e non solo quello che è accaduto nell'area alto adriatica, ma quello che è accaduto in tutta l'Europa centro-orientale. Perché se noi parliamo di 300-350.000, qui adesso non occorre stare a fare contabilità, matematiche, non è che 10.000 in più o in meno cambino la gravità della tragedia, non dimentichiamoci che chissà perché il Novecento è l'unico secolo della storia millenaria dell'umanità che è connotato in termini esclusivamente negativi. Perché noi abbiamo il Rinascimento, l'Umanesimo, l'Illuminismo, il Risorgimento, tutte connotazioni positive. Stranamente solo il Novecento, quando si è chiuso, è stato bollato come secolo criminale, assassino, genocida e del male. Perché? Perché non ci sono state solo le 2 bombe atomiche sganciate inutilmente su un Giappone che già voleva arrendersi, ma per far capire a qualcun altro a Mosca chi era il più forte. Ma ci sono stati i grandi, certo la Shoah, ma il massacro degli armeni, già prima, quello dei greci in Anatolia, e c'è stata una seconda guerra mondiale che ha visto 12 milioni di persone espulse e sradicate dalle loro terre a fine della guerra per risolvere una volta per tutto il problema delle minoranze, tedeschi, polacchi, ungheresi, austriaci, oltre agli italiani, e massacri spaventosi in tutta l'Europa centro-orientale. Si parla di quello che è accaduto a noi, legittimamente e giustamente, ma ricordiamoci che in Slovenia, maggio 45, a Kočevski Rog vengono eliminate 15.000 persone sotto l'accusa di essere stati collaborazionisti con i tedeschi, mentre molti non avevano affatto collaborato, ma si sapevano che erano cattolici, bianchi, anticomunisti, quindi contrari al nuovo regime. Lo stesso è accaduto in Croazia ed è accaduto in tante altre parti della Jugoslavia, tanto per rimanere solo all'ambito nostro. Quindi, giorno del ricordo, ma cerchiamo anche di non frammentare e polverizzare, perché ognuno si sta facendo il suo ricordo personale ed esclusivo. 27 gennaio, Shoah. 10 febbraio, noi. Poi si è proposto addirittura il 9 novembre come giorno di celebrazione della libertà in Europa. Gli armeni adesso vogliono che sia riconosciuto il 24 aprile come giorno di quello che loro chiamano il genocidio turco. Quindi in questo modo ognuno si sta facendo la sua memoria, il suo lutto privato, e si sta perdendo di vista il quadro complessivo che dà senso e ragione, perché ognuno dice di essere stato il più vittima, il più sofferente, che nessun altro ha sofferto come lui. Questo lo dicono gli armeni. Potremmo cambiare gli aggettivi di popolo e il discorso è sempre esattamente il medesimo. E in questo modo non si capisce come, perché nel Novecento accadono tante cose uniche e assolutamente irrepetibili a noi, agli armeni, ai greci, agli ebrei e a tutti gli altri. O agli slavi nei territori occupati dai tedeschi con gli spaventosi massacri in Ucraina, in Bielorussia o nella stessa Jugoslavia occupata. Allora, perché invece di fare tante memorie separate non cerchiamo un giorno unico, qualsiasi sia,
per cercare di ricordare nelle scuole a tutti che cosa è stato il Novecento, i nazionalismi, le ideologie totalitarie e razziali che hanno portato alla distruzione l'Europa che si proclamava così civile e maestra di civiltà al resto del mondo. E invece stiamo continuando a proliferare con tutte queste memorie separate, divise e contrapposte. Parliamo di fare l'Europa unita, però stiamo in realtà perpetuando memorie che si contrappongono e che tengono in realtà vivi i contrasti e le sofferenze del passato, senza cercare di arrivare a una ricostruzione complessiva e generale, in cui non si tratta di eliminare le responsabilità dell'uno o dell'altro, ma di capire come e perché l'Europa è stata travolta da questo vento di follia che ha portato a milioni di morti, a milioni di esodi, di persone esodate a forza e così via. E questo, secondo me, è quello che si dovrebbe fare. Il Parlamento europeo dovrebbe pensare a una giornata comune europea, una storia comune, condivisa, elaborata comunitariamente, per capire come e perché gli italiani della Venezia Giulia, gli sloveni, i croati e tutti gli altri che ho ricordato sono stati travolti da questa follia, di questo vento di violenza e di distruzione che, ripeto, ha fatto sì che questo secolo sia l'unico, a ragione, bollato in questi termini. Bene, beh, senza girare troppo attorno, siamo entrati direi direttamente su un'autostrada che ci porta un po' al cuore dei problemi che sono di natura storica e anche di natura culturale. In questo passaggio vorrei dire questo, il giorno di ricordo, se non altro, ci è servito per aprire questa finestra su una tragedia nostra nazionale, ma anche sulle tragedie altrui. E come un altro storico molto, molto valido, che è Guido Krains, che ha scritto un bellissimo libretto, il dolore e l'esilio, insomma, ci invita tutti comunque a guardare anche il dolore altrui. In quel viaggio che feci nel 2007 Trieste e Istria, lo feci sull'onda di una polemica molto forte, molto accesa, che molti ricorderanno, superata adesso, però in qualche modo ha un po' simboleggiato la contrapposizione a livello anche istituzionale su questo dramma, la famosa polemica tra il presidente Napolitano e il presidente croato Mesic. Proprio sul giorno del ricordo, perché il presidente Napolitano parlò di una congiura del silenzio e parlò del trattamento che era stato riservato alle popolazioni italiane, vittime, disse lui, di una furia sanguinaria della barbarie slava. Queste espressioni molto, molto dure, diciamo, e espresse in veste ufficiale, crearono appunto una crisi diplomatica che durò una settimana, con la risposta piccata del presidente Mesic, che invitò Napolitano a ricordare tutte le vittime del fascismo, sia prima della guerra che durante la guerra. La Slovenia rimase un po' più defilata, mandò una lettera privata al presidente sloveno, al presidente Napolitano, ma sostanzialmente segnò un momento di grande freddo, una sorta di guerra fredda delle memorie. Ecco, io penso che sia interessante quello che mi disse Stelio Spadaro, che fu storico presidente, possiamo dire, di quello che allora era il PDS, cioè l'erede del Partito Comunista, poi diventato DS, che fu il primo comunista, forse italiano, triestino, che pubblicamente fece il mea culpa sulle tragedie delle foibe e dell'esodo, e quindi ruppe anche questo muro. È un aspetto che non va, secondo me, trascurato, il silenzio e l'imbarazzo e in qualche caso anche la connivenza di parte della sinistra. E appunto Spadaro poi fu anche criticato, però aprì un filone molto importante di autocritica. E lui appunto disse che oggi il vero problema di questi paesi confinanti, quindi che in qualche modo sempre si sono fronteggiati sul confine orientale, è l'incapacità di fare i conti con la propria storia. E quindi dice proprio, cioè quello di fare, diceva, nei territori di frontiera la chiave di lettura dei nazionalismi etnici non funziona. L'Europa impone di aprire tutte le pagine della storia senza il bilancino delle colpe altrui che vengono sempre prima delle proprie. Ecco, io direi che questo è importante. Volevo chiedervi un po' anche cosa ne pensate
chi aveva ragione, chi torto, dove hanno sbagliato i due presidenti. Non so se sia così importante da dedicarci un'intera domanda. La potremmo forse unire a quello che è stato anche un po', sono stati gli sviluppi successivi. Io credo che sia importante, insomma, per chi un po' si occupa di questi temi, ecco, registrare il volume dello storico triestino di origine slovena, Giuseppe Pirivez, che quest'anno è venuto veramente a animare in maniera molto polemica il dibattito sulle foibe, perché lui ha scritto il libro di Einaudi, insomma, in italiano, ecco, è reperibile presso tutte le librerie, Foibe, una storia d'Italia. E questo libro, per chi conosce il professor Pirivez, io l'ho conosciuto in anni passati perché lui è un esperto di storia dei Balcani, negli anni delle guerre jugoslave ha svolto delle analisi molto lucide, molto, molto, molto puntuali, quindi per chi si interessasse di quei temi era un punto di riferimento obbligato. Su questo argomento devo dire che insomma ha avuto una caduta non indifferente. Lui sostanzialmente diceva che gli istriani di lingua italiana erano nient'altro che dei colonizzatori, diceva, un po' come gli italiani in Libia. Dice, gli italiani della Venezia Giulia se ne sarebbero andati in massa in quanto, virgolette, indottrinati dal nazionalismo e dal fascismo a sentirsi razza eletta e pertanto con l'incubo peggiore che potessero immaginare, avere i famosi sciavi e peraltro comunisti al potere. E quindi le foibe per lui sono state un'azione propagandistica, diceva, di sicuramente molto efficace, in un momento in cui l'Italia, insomma, era la metà degli anni 90, viveva anche un po' una crisi, la caduta del muro, la fine dei grandi partiti di massa e l'emergere sulla scena politica di una forza che all'epoca appariva ancora più destabilizzante di quanto non possa apparire oggi, che era la Lega. E quindi in qualche modo questo tema è stato un po' utilizzato, dice Pirivez, per unificare un po' la nazione. Insomma, e poi addirittura un altro storico in questo libro parlò di un'operazione di olocaustizzazione delle foibe, quindi questa assimilazione del dramma del confine orientale a quello che fu lo sterminio degli ebrei. Insomma, sono tesi che appaiono, se non altro, molto molto forzate. Io su questo vi chiedo un'opinione perché ritengo che sia un testo, poi c'è il lavoro di Pupo che il professor Salimbeni ha richiamato, che ritengo che sia importante, che ci aiuta poi anche a affrontare le cose che diceva il professor Salimbeni, quindi un unico giorno del ricordo, il fatto di scrivere i testi di storia insieme, e questo è l'auspicio. Però se escono volumi di questo genere che dividono ancora di più, mi chiedo come si può poi arrivare a scrivere i testi insieme. Chi vuole rispondere per primo? Rakovac, io posso dire una cosa di Milan Rakovac? Cioè Milan Rakovac è uno scrittore aperto, dico anche coraggioso, con una storia familiare, magari dopo ne parleremo, però lui ha una storia familiare molto, molto, molto intensa. Suo papà era un eroe partigiano, c'è un monumento al papà di Milan Rakovac a Parenzo. E vorrei raccontare questo aspetto perché secondo me fa parte forse anche nel DNA dell'educazione che lui poi ha ricevuto. Suo padre, che fu comunque tra i conduttori o i condottieri, insomma, di quello che era questo movimento di liberazione, fu, diciamo, scovato e ucciso durante un rastrellamento dei tedeschi, sembra su una delazione. E quindi fu fatta la spia, insomma fecero la spia e si dice, io l'ho sentito anche da altre persone in Istria, che fu su delazione dei suoi stessi compagni. Perché questo? Perché Joachim Rakovac era un soldato che credeva in qualche modo nelle regole, insomma, anche della disciplina di guerra, per cui i prigionieri, poi risulta che ci siano anche degli ordini scritti che lui avesse dato in questo senso, dovevano essere trattati in base alle norme internazionali, quindi un processo regolare affidati alle autorità, e invece questa linea non fu quella che evidentemente era destinata a prevalere, e che semmai è una ulteriore conferma che ci fu veramente una mattanza indiscriminata. E direi che questo
È bene anche dirlo, perché insomma fa parte, credo, della storia personale di Mira Rakovac, che forse anche negli anni ha elaborato una visione critica e autocritica, perché in Croazia è uno dei pochi che comunque parla di foibe e di esodo in maniera, diciamo, non conforme alla retorica patriottica che c'è in quel paese. Sì, grazie di queste parole. Solo una correzione: mio padre non fu comandante di niente, non fu un militare. Sì, fu un militare italiano nella Versa, nel battaglione speciale, ma nella guerra partigiana fu lui presidente del Comitato di Liberazione Nazionale. Questi sospetti che lo ha ucciso esistono ancora oggi. Io non entro nell'argomento, solo voglio sottolineare sì che faceva Pax Istriana con gli italiani, che fu uno dei fondatori del, insieme con anche eroe Aldo Negri, ucciso dai fascisti, e altri italiani, che faceva pace con i preti sia italiani sia croati, e che Raul Pupo e Marucci Vascone, gente del nostro ambito, hanno trovato i suoi ordini iscritti come comportarsi con i prigionieri italiani, cioè prendergli le armi e al modo più veloce trasportarli a Trieste o a Parenzo e Pola, a dove verranno le navi italiane e prenderli di Badoglio e prenderli in Italia. Questo, ci sono dei documenti, è uno dei rari orgogli miei, orgogli rari dico perché vorresti avere il padre vivo, che invece non averlo da 6 anni. Tutto qua. E poi dai due presidenti non vorrei nemmeno di quelle esibizioni grottesche, bizzarre, smisurate. Poveri presidenti, fanno circo come tutti. Devi essere celebrity, devi essere party breaker, devi entrare sui magazzini con le copertine in lacca, fotografie, mediatico, devi esporsi, perché usare parole come hanno usato ambi e due, nemmeno è importante chi ha cominciato, non vale la pena intrattenersi, per me no. E l'argomento delle foibe invece, naturalmente, tu mi avevi detto che in una intervista ho parlato del diritto. Sì, ce l'ho dopo in una domanda, comunque puoi anticiparlo. Sì, perché è lo stesso argomento. Certo, sì. Lo stesso argomento. Il diritto alla vendetta, alla punizione, no, io ho solo citato Elio Vittorini, che disse che citò il Vecchio Testamento e poi che citò Winston Churchill, che diceva non i nazisti, il popolo tedesco deve essere punito. Io non condivido per niente queste cose delle punizioni delle vittime, anzi mi trattengo a volte entrando nelle questioni giuridiche che sono incompetente, però per se stesso tento di ridefinire un crimine di guerra, boh, non so, mi sembra una definizione giusta. Uccidere una persona disarmata è crimine di guerra. Uccidere un criminale di guerra è un crimine di guerra. Questo direi che ci manca nella prospettiva storica che sempre è addosso, sia dei croati dalmati istriani, sia italiani altrettanto, anzi perché sono stati gli ultimi che hanno perso la guerra, che hanno pagato un prezzo sproporzionato per quello che hanno fatto, maggiormente per quello che non hanno fatto mai. Per quello questa brutale vendetta, se vogliamo, jugoslava, e non direi nemmeno comunista, siccome non mi piace molto l'espressione fascismo giuliano, fascismo di frontiera, perché sulla frontiera si trattò sempre solo del scontro dei nazionalismi opposti, vestiti una volta ai liberali, una volta a Ruggero Fauro Timeus, che diceva non ci importa niente del diritto croato, qui si tratta di una sola cosa, o loro o noi, uni fora. E questo è il soggetto del non già del Novecento, ma anche della seconda metà dell'Ottocento italo-croato.
I fascisti italiani e i comunisti jugoslavi, cioè i partigiani, hanno realizzato i sogni più nascosti delle collettività etno-nazionali dell'Adriatico. No, non è un'abolizione per loro da parte mia, no, solo dicevo, è facile puntare il dito al diretto colpevole. A me viene in mente anche una strofe che ho trovato da Davide Laiolo, mi pare che si chiama, Giovinezza, un saggio grosso. Sì. Come cantavano i nostri fascisti dalle nostre parti, le donne non ci vogliono più bene perché portiamo camicia nera, ci dicono che siamo da galera. E i nostri fascisti istriani cantavano Lili Marlene invece con la strofe sotto la defunta, che era l'Austria, sotto la defunta se stava sai più ben, se mangiava crodighe e luganiche col crin. È spirito umano. Allora il fascio e la stella rossa, non è troppo facile dirlo, i fascisti, i comunisti, cose più profonde, cose dantesche c'entrano, dico. Così per concluderla con queste esibizioni involute, però sono sia commosso sia, sto esagerando un poco, che è il mio mestiere, diciamo. Nonostante il culturocidio fascista nelle terre avute col contratto di Londra del 1915 e il contratto di Rapallo, che hanno cancellato 500 scuole croate e slovene, che hanno impedito la parlata della lingua croata e slovena, che hanno portato delle leggi reali di cambiamento di nomi, cognomi, toponimi, per forza di legge, iscritta. Sono cose vere. Io qui non vi parlo, Milan Rakovac, è una bugia comunista slava, una falsità. Io sono Emilio, nato e battezzato Emilio Luciano Racozzi, soggetto del Regno d'Italia ed imperatore d'Etiopia e Vittorio Emanuele III. Oddio, solo i bulgari facevano così con i turchi 50 anni dopo. Per quello, dicendo, e per me è un fatto più grave di questi 400 villaggi o quanti bruciati dai repubblichini, da Caporetto a Pola, a Fiume, con anche gente viva dentro, nelle case, una specialità, un modo, foibe fasciste, diciamo, furono incendiare il villaggio con gente dentro che bruciava. Potevi scappare, però ti aspettava con la mitra. Ok. Così che, parlando qui, chi ha primo gettato il sasso e chi lo sa? E chi lo sa? Lunghe storie. Salimbeni ha detto una cosa giusta. Il crollo di Venezia, della Repubblica Veneta, che ho trovato un aneddote incredibile, come scritta da Curzio Malaparte o Mikhail Bulgakov. Allora, Napoleone preso Venezia, il doge per forza doveva il maresciallo Marmont con tutto il staff mettere nella villa Manin, non solo nella sua villa privata, ma anche pagargli le spese a loro. Chi non ha accettato la scomparsa della Repubblica? I cosiddetti croati a cavallo, un 700 de lori, pagati, soldati, mercenari, veneti, ovvero i oltremarini, trucidati tutti su Tagliamento, l'ultima battaglia della Repubblica Veneta. Questo anche sono cenni, direi, storici. Perché questa beata Venezia, non solo che per 5 secoli otteneva l'equilibrio, naturalmente col commercio, no? che era liberalissima, i scrittori croati, i petrarchisti croati che scrivevano poesie sia in croato, sia in italiano, sia in latino, e i libri croati che si stampavano in scritto croato a Venezia per 5 secoli, ma di che cosa altro parliamo? E dei comandamenti dei dogi alle famose 12 accademie di Capodistria, che i figli di patrizi cittadini devono impararsi ambe le due lingue slave. Oddio!
Nel Cinquecento distingueva il doge e le lingue slave, due, sì. Mica che era sturlo. Sapeva che sei sloveni e sei croati, se due lingue come francese e italiano. E allora va bene che per un altro centenario gli austriaci tentarono almeno con l'amministrazione di ottenere questa convivenza, questi modi veneti. Hanno capito qua sarà guai, no? Perché già i carbonari arrivati, i preti slavi, si cominciò, no? Col nazionalismo romantico, si dice romantico. Sì, concludo per il momento. Beh, professor Salimbeni, allora, come dice Pirivet, davvero gli italiani erano colonizzatori in quanto indottrinati dal nazionalismo e dal fascismo se ne andavano in massa per non farsi comandare dagli slavi, cioè, ecco, veniamo all'oggi, è una tesi che non va nel senso dell'apertura della storia in maniera più aperta e più condivisa. Dunque, va detto chiaramente che Josef Pirivet è stato indubbiamente un notevolissimo studioso. Il suo libro su Tommaseo tra Italia e Slavia, che è quello che lo ha fatto conoscere, è un libro veramente eccellente, così come lo sono stati altri lavori sulle guerre balcaniche, su serbi, croati e sloveni. Poi riconoscimento, questo anche da parte degli ambienti sloveni, quando la Slovenia è diventata indipendente, Pirjevec ha preso una deriva ultranazionalista, molto evidente in certi suoi interventi, anche sulla stampa e anche proprio nel libro ricordato, pubblicato da Einaudi, che indubbiamente si fonda su una grande documentazione perché conosce molto bene gli archivi inglesi e americani, ma è il discorso dell'interpretazione. E direi che la risposta migliore viene da un libro di cui proprio oggi, prima di partire per Brescia, ho visto l'annuncio sul quotidiano di Trieste, Il Piccolo, di un caro e compianto amico, Elio Api, che è stato uno dei maggiori studiosi triestini di questa storia. Aveva esordito con un bellissimo libro sulla Venezia Giulia nel periodo fascista, poi ha continuato, ha fatto parte della commissione mista storico-culturale italo-slovena, da cui si era dovuto ritirare per motivi di salute, e poi aveva incominciato un lavoro che è rimasto inedito per la morte, che adesso viene pubblicato dalla LEG, libreria editrice goriziana, con una postfazione di quella che è stata la sua migliore allieva, una bravissima studiosa, Marina Cataruzza, che anni fa ha pubblicato un bel libro, L'Italia e il confine orientale, e prefazione di inquadramento di Roberto Spazzali, altro più giovane studioso triestino che si occupa da anni di questi problemi, aveva scritto anche un notevole libro sul dibattito sulle foibe già quasi 20 anni fa. Questo testo incompleto, ma sostanzialmente ormai comprensibile nella sua struttura, diciamo che mancava la rifinitura, da quello che ho potuto capire dall'articolo che lo presentava, è intitolato Foibe giuliane. Ed è la summa, per così dire, di tutto il lavoro che Api ha fatto per quasi 40 anni, anche di più probabilmente. È morto nel 2005, aveva incominciato negli anni 50. Ebbene, in questo lavoro, Le foibe giuliane, Api riconosce certamente il discorso della reazione di violenza, di vendetta, ma per lui non è quello connotante, caratterizzante, quello che accade nel 43 e poi nel 45. Perché lui, in questo che accade, vede un preciso disegno di instaurazione, di volontà di instaurazione di un nuovo ordine rivoluzionario, di una nuova società comunista, e quindi colpire tutti quelli che possono opporsi, che siano o non siano colpevoli, ma in quanto rappresentanti dell'elite, della classe dirigente italiana, o comunque antifascisti che avevano combattuto nella resistenza a Fiume, in Istria, a Trieste, a Gorizia. Molti sono stati arrestati e deportati, e si è saputo solo quando Ferenc nel 91 ha pubblicato i famosi elenchi dei deportati, la fine che avevano fatto. Non erano sicuramente fascisti, anzi avevano combattuto nella resistenza, ma si opponevano alle mire annessionistiche su l'Istria, Gorizia e Trieste, quindi erano dei criptofascisti che andavano eliminati, ancora più pericolosi perché avevano combattuto nella resistenza.
pensiamo anche Malga Porzus, tanto per essere precisi. E comunque è una violenza che colpisce, sì, certo, gli italiani, ma colpisce, come ho anche ricordato prima, anche sloveni e croati, che si opponevano al nuovo regime, pur senza essere stati collaborazionisti, ma in quanto anticomunisti. Del resto, lo stesso Pirjevec lo ha raccontato, l'ha detto, non è che faccio un gossip, la sua famiglia viveva a Sesana, quando si viene a sapere che Sesana resta di là della linea di demarcazione tra zona A e zona B, si trasferisce a Trieste per non stare sotto un regime comunista. Quindi questo da una fonte direi assolutamente non sospetta, non erano italiani. Sì, certo erano stati italianizzati, per cui in realtà era il ragazzino Giuseppe Pierazzi che veniva in Italia, poi ha recuperato il suo nome, diciamo, originario, è diventato o è ritornato Josep Pirjevec. E quindi il lavoro di Api ha questo pregio, che riprende un discorso che era stato fatto anche nella commissione, e anche dice un'altra cosa che accennavo già io prima, che questo rientra in tutta la ondata di spaventose violenze accadute in Europa, e che molte di queste liquidazioni e soppressioni, che poi noi diciamo foibe, ma è un termine che sta per tanti modi diversi. In Dalmazia le foibe non c'erano, si portava al largo la gente e la si buttava in mare con le pietre al collo, o venivano fucilati o massacrati in altro modo. Ma la foiba, come non tutti gli ebrei sono morti gasati, ma massacrati nei modi più efferati e diversi, ma si dice i forni crematori. Vabbè, precisazione terminologica, ma comunque lui ricorda che cose del genere accadono in tutta l'Europa e ricorda nel libro anche quello che, ed è stato ricordato recentemente, è accaduto a Katyn, 20.000 ufficiali polacchi uccisi con un colpo di pistola alla nuca per eliminare l'elite polacca, e oggi sappiamo innegabilmente che sono stati i sovietici. Lo stesso Putin ha dato ai polacchi gli archivi della NKVD che dimostrano questo. Quindi era una tecnica, una metodologia rivoluzionaria comune, ovunque arrivava l'Armata Rossa o comunque c'erano movimenti partigiani guidati dal Partito Comunista. E un'altra cosa vorrei dire a proposito di quello che giustamente anche diceva prima Rakovac. Un conto è il discorso quando lo teniamo a livello alto di storia politica e diplomatica, guardiamo alla legislazione, ai decreti, ai rapporti dei prefetti. Ma se uno scende dall'alta storia e va nel vissuto quotidiano, nella vita comune, si accorge che le cose erano molto diverse. Anni fa il Mulino ha pubblicato un bellissimo libro autobiografico di una giovane, di quella che era stata negli anni 30, una giovane slovena di San Daniele del Carso. Il padre era maestro, il regime ovviamente lo manda nell'Appennino Parmense per liquidare l'elite intellettuale slovena. Faccio presente che il libro l'abbiamo presentato insieme, Pirjevec e Dio, e Pirjevec sottoscriveva quello che c'era nel libro, che avevo detto io, lui era sulla stessa linea d'onda. Beh, Vanda Skoff, in questo bel libro intitolato Amore e guerra, ricordava che nel suo paese d'estate, quando venivano i ragazzini della buona società triestina in vacanza, loro giocavano tranquillamente insieme, parlavano in italiano, parlavano in dialetto carsolino, e non si sono mai accorti di essere diversi. Certo, i vertici imponevano una cosa, ma nel vissuto quotidiano molto spesso invece la gente continuava a vivere tranquillamente al modo di prima. E quando lei e la sua famiglia sono andati sull'Appennino Parmense, sì, inizialmente c'è stata un po' di curiosità per questa gente che veniva da questo strano posto che nessuno aveva mai sentito nominare, però poi si sono ambientati benissimo, sono vissuti tranquillamente. Quindi allora, quando facciamo storia, non guardiamo solo al Trattato di Rapallo, il Memorandum di Londra, i rapporti degli ambasciatori, ma andiamo a leggere la memorialistica, il vissuto quotidiano, tanto materiale autobiografico, memorialistico. Poi la Skoff ha pubblicato un secondo libro sulla seconda fase della sua esperienza, che ricorda come ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito, che era un pilota americano abbattuto sull'Appennino, e quindi poi, vabbè, lì è la storia d'amore, ma ricorda anche la collaborazione con la popolazione italiana. E se consentito un riferimento autobiografico, mia madre negli anni 30, inizio anni 40, era una giovane maestrina mandata nei paesini del Carso. La direttiva dei provveditori era che se lei sentiva i suoi ragazzini parlare in sloveno, anche nella ricreazione, nel riposo, fuori di scuola,
doveva denunciarli. Ma mia madre evidentemente doveva essere molto debole d'udito, molto distratta, perché non se n'è mai accorta. E quindi, guarda caso, e di questo sono fiero, anni dopo, nel 55-56, quando il confine si è riaperto, un giorno mi ho sentito suonare la porta di casa nostra, era la sua ex bidella con le figlie, venuta a vedere come era la sua giovane maestrina che aveva lasciato un così buon ricordo. E di questo, scusatemi la confidenza autobiografica, ma credo vale molto di più di tanti trattati di storiografia. E dimostra come nel quotidiano non c'era questo eterno odio allo schiavo comunista, l'italian fascista e così via, ma si viveva comunemente. Poi, e questo l'ha detto uno dei più grandi scrittori triestini del Novecento, Stuperic, in popolazioni che per secoli erano vissute pacificamente insieme rispettandosi, è arrivata la peste del nazionalismo, della politica e delle ideologie totalitarie, e ha portato alla rovina, allo scontro frontale. E sarebbe ora, adesso che siamo nell'Europa unita, non solo di rivangare sempre solo queste cose, ma di guardare al futuro e anche agli elementi e agli aspetti positivi di cooperazione e di collaborazione. E guarda caso, nessuno lo ricorda mai, ma negli anni 20, su una delle principali riviste storiche friulane del tempo, presieduta da Pier Silverio Leicht, che era anche un pezzo grosso del regime, non proprio fascista, ma comunque fortemente nazionalista, vengono ospitati e pubblicati studi di storici sloveni come Milko Kos, e nessuno dice assolutamente niente. Quindi ricordiamo anche queste cose, invece di continuare sempre soltanto a ricordare quello che è accaduto tra 43 e 47. Ma potrei aggiungere solo una parola. Sono d'accordo con te sul concetto rivoluzionario, che però si trattò anche di concetto conquiste territoriali, sì, da certo, parte sovietica, jugoslava, italiana, però non sempre. Si trattò anche del the evil, del male assoluto, perché non vorrei sbagliare, ma mi pare che o Sala o chi scrisse del caccia al fascista a Milano e al Milanese, un 20.000 personaggi cacciati per strade, o la caccia ai Peten, 300.000 fatti fuori in mezz'anno senza giudizio. Sì, così si trattò, tranne le esigenze imperiali o come vuoi rivoluzionarie, ma anche di punizione severa, incredibile, inaccettabile, anche interno dei vari paesi, come hanno affrontato questa sfida nazifascista. I paesi più regolati, come Germania, naturalmente hanno pagato dove sono arrivati i sovietici, altrimenti si hanno autopurificato in parecchi anni. E sì, ma in Germania dell'Est quelli che gli facevano comodo li hanno immediatamente denazificati e mandati a costruire i caccia a reazione per l'aviazione sovietica. Come no, sono entrati dimenticandosi di tutte le responsabilità. Anche nel partito comunista, anche da noi in Istria, certi repubblichini sono ancora viventi che sono diventati comunisti. E... sì, vabbè, sappiamo. Bene, io direi che avete veramente toccato tantissimi punti, già anche riassorbito alcune altre domande che io ho qui preparato, che insomma questo continuo, direi, rimando tra il passato e la coscienza storica di questi popoli che si sono sempre contrapposti. Volevo citare l'altro libro che non a caso qui fuori abbiamo proposto, il libro di Raul Pupo, Trieste 45, è appena uscito e tocca, direi, moltissimi di questi aspetti, quindi sulla complessità anche anche la tipologia delle vittime, per esempio delle foibe, che furono sicuramente molti italiani, la maggior parte furono italiani, però ci furono anche sloveni e croati non allineati al regime, anche stimati antifascisti. Perché? Perché la linea discriminante era quella di essere contrari all'annessione,
quindi il discorso della terra, la conquista della terra, perché di questo si è trattato, la corsa per Trieste, in fondo, se non ricordo male, il professore Tito preferì liberare prima Trieste piuttosto che Zagabria e Lubiana, certo, perché era importante arrivare prima degli angloamericani. Quindi certo, qua c'era la saldatura veramente di una, tra il nazionalismo e l'ideologia rivoluzionaria, e purtroppo non solo l'ideologia, i metodi della rivoluzione bolscevica, che sono stati tremendi in Jugoslavia come nell'Unione Sovietica. Ecco, un tentativo però di dialogo e di scrittura di una storia comune lo si è fatto con una commissione che proprio finì i suoi lavori esattamente 10 anni or sono, nel 2000, di cui il professor Salimbeni è stato uno dei componenti, la commissione mista italo-slovena. Furono presi in esame i rapporti tra le due popolazioni ancora dalla metà dell'Ottocento fino al 54 o al 56, sì, e si arrivò a una relazione, quindi cercando di in qualche modo far incontrare le ricostruzioni storiche, con un lavoro non facile come Pupo ha rivelato in molte interviste. Quel documento fu approvato dal governo sloveno, non da quello italiano, quindi non rimase un documento ufficiale. Allora mi viene da chiedere se quel lavoro, allora cosa significa? Che era troppo sbilanciato a favore delle tesi nazionalistiche slovene, o cos'è che ha impedito di renderlo ufficiale e quindi di continuare quell'opera, andando ad aprire i famosi armadi della vergogna, di cui penso siano pieni tutti gli archivi, insomma, sia a casa nostra che fuori? Questo direi era una cosa che volevo chiederle. E poi la seconda cosa, su questo invece chiedo a Rakovac, cioè il fatto che, ecco, è stato ricordato che le repressioni contro ormai quelli che erano diventati tutti nemici del popolo colpì non solo gli italiani ma anche i collaborazionisti sloveni, con la famosa strage di Ustasha croati a Bleiburg, decine di migliaia di Ustasha in fuga furono bloccati alla frontiera con l'Austria, e gli inglesi non li vollero accogliere e li riconsegnarono ai partigiani di Tito, e fu una mattanza. Volevo chiedere poi a Rakovac, ecco, so che in Croazia, in Slovenia, si è aperta una forte autocritica, cioè prima non si poteva parlare sotto Tito di queste cose, adesso se ne parla, ma non si parla però abbastanza delle foibe. Allora perché parlate dei regolamenti di conti tra il regime comunista nascente e i collaborazionisti sloveni e croati, e perché non si riesce a parlare di foibe? Allora, professore, proprio sulla commissione, sì, perché direi che questo ci porta al discorso della storia, almeno condivisa se non la memoria, e poi quell'altro discorso. Prima una postilla alle cose di prima, a proposito del problema delle minoranze, volevo ricordare che tra le due guerre mondiali è un regime totale di intolleranza nei riguardi di tutte le minoranze. Anche Stuperich, che era un ammiratore di Masaryk, sperava che questo illuminato uomo politico impedisse l'affermarsi di una politica all'interno della nuova Cecoslovacchia non dico persecuzione, ma di emarginazione degli slovacchi, i cechi al di sopra di tutto. E questo nel paese giustamente ritenuto il più democratico dell'Europa centro-orientale. Ma la politica liberticida nei riguardi delle minoranze non è solo dell'Italia fascista nei riguardi dei tedeschi dell'Alto Adige o degli sloveni, croati, Venezia Giulia, perché gli ungheresi fanno lo stesso con i romeni fanno lo stesso con le loro, i bulgari con i turchi, gli jugoslavi lo fanno con gli ungheresi, con gli albanesi, con gli italiani della Dalmazia. Tant'è vero che la Società delle Nazioni costituisce addirittura un segretariato per le minoranze, che fallirà miseramente. Perché poi, siccome tutti sono uguali, ma come ci ha spiegato Orwell, alcuni sono più uguali degli altri, le potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale non erano tenute a rispettare le regole delle minoranze, potevano fare quello che volevano. Quindi le minoranze potevano protestare, ma nessuno le prendeva in considerazione. Quindi, non per sminuire le responsabilità del fascismo, ma è proprio una mentalità generalizzata anche nei paesi cosiddetti democratici, perché i francesi con i tedeschi in Alsazia e Lorena fanno lo stesso. Chiusa la parentesi e la postilla. Per quanto riguarda la Commissione, nasce nel 1993 e per la verità nascono contemporaneamente quella italo-slovena e quella italo-croata. Il governo italiano, per la verità, aveva fatto una proposta, a mio avviso, molto sensata, cioè di fare una commissione unica, trilaterale, italo-sloveno-croata, perché i problemi effettivamente erano comuni.
sì, erano due stati indipendenti, ma successori di una Jugoslavia che prima monarchica, poi comunista, ma comunque loro ne avevano fatto parte ed erano problemi generalizzati. I due paesi, invece, appena diventati indipendenti e decisi a rivendicare la loro specificità e identità, dicono assolutamente no, commissioni distinte. Noi non vogliamo avere a che fare con voi italiani, sì, ma non noi insieme con voi. Illuminante. Quindi due commissioni. Quella italo-croata ha avuto due riunioni, una a Venezia e una a Zagabria, poi si è interrotta ufficialmente perché i croati dovevano prepararsi alla visita del Papa e perché 93-94 era il momento della guerra patriottica e quindi ha detto quando la situazione si normalizzerà riconvocheremo la terza seduta. Stiamo ancora aspettando perché la commissione formalmente non è stata mai sciolta, ma l'impressione, e chiedo a Rakovac di confermarmi se è vera o meno, da parte nostra, era che i croati avessero grossissimi problemi a ripensare la loro storia recente, specialmente come collocarsi di fronte alla Croazia ustascia di Pavelic. Oltre, la composizione stessa della commissione ci dava l'impressione che non avessero molti storici proprio specifici del settore, perché c'erano dei giuristi, c'erano dei giornalisti, adesso non ricordo onestamente i nomi, ma si possono recuperare. Mentre la nostra squadra era più, per così dire, omogenea e metteva in campo proprio studiosi di storia. Quindi quella si è interrotta ed è rimasto lì. Avevamo solo, per così dire, posto le premesse. L'ho voluto ricordare perché comunque è significativo e interessante. Con gli sloveni invece siamo andati avanti. Cominciato nel 93, finito nel 2000. Data fatale perché i due copresidenti hanno consegnato il documento finale proprio il 25 luglio, proprio un giorno significativo, casuale, ma proprio un giorno così. La commissione era fatta da 7 italiani e 7 sloveni. Avevamo deciso di partire dal 1880 circa, perché era l'anno più o meno in cui incominciavano all'interno della monarchia asburgica i contrasti nazionali tra italiani e sloveni. Mentre coi croati si era deciso di partire dal 1848 perché lì il discorso effettivamente partiva da prima, i fatti di Fiume, la Dalmazia e così via. E si sarebbe dovuti arrivare al 1956 perché dopo il famoso memorandum d'intesa di Londra del 54 che restituiva la zona A all'amministrazione italiana e lasciava la zona B alla Jugoslavia, era previsto che gli italiani che erano rimasti nella zona B o in Istria, sperando che tornassero all'Italia, potessero optare, decidere se rimanere in Jugoslavia o andare nella madrepatria. Quindi parte l'ultima ondata di esodo che si esaurisce attorno al 56, che è l'anno in cui poi per il mutato contesto internazionale incominciano, sia pure tra mille difficoltà e contraddizioni, a migliorare i rapporti tra Roma e Belgrado. Prima sul piano economico e commerciale, poi gli accordi transfrontalieri, fino ad arrivare anche agli accordi politici. Questo per spiegare perché la periodizzazione, poi divisa abbastanza ovviamente nel periodo 1880 Prima Guerra Mondiale, il periodo tra le due guerre mondiali, la Seconda Guerra Mondiale, 45-56. E abbiamo lavorato appunto per 7 anni e quello che il testo finale oggi è facilmente reperibile perché è uscito da poco, tra l'altro, un bel libro intitolato Italia e Slovenia tra passato, presente e futuro, a cura di due dei nostri migliori studiosi di relazioni italo-slave, Bucarelli e Manzali, edito dalla Studium di Roma, in cui ci sono saggi di carattere storico-politico-diplomatico sulle economie e i rapporti economici dopo l'indipendenza slovena, sulle questioni delle infrastrutture e collegamenti, ma c'è anche nella parte iniziale il testo ufficiale della relazione, preceduto da un'introduzione di una brava studiosa triestina, Anna Millo, che inquadra i lavori e il documento. Quindi chi vuole lo trova e se lo legge in questo bel libro, molto utile anche per capire tante altre cose dei rapporti tra Italia e Slovenia, che ben prima che la Slovenia diventasse stato sovrano e indipendente. Non racconto come si sono svolti i lavori, le tappe, eccetera, non ha nessun senso in questa sede, ma quello che voglio precisare è che
non è affatto un testo di compromesso per cui ci siamo detti vabbè, noi ti riconosciamo un po' di foibe, ma voi ci riconoscete un po' di villaggi incendiati. Assolutamente no. Non saremmo stati 7 anni a trovarci 3-4 volte all'anno negli altri periodi lavorando tra di noi, scambiandoci documenti, materiali, leggendo, cercando di approfondire, tenendo conto delle osservazioni, critiche, controdeduzioni dall'altro. Siamo arrivati a quel documento che è stato sottoscritto e firmato da tutti e 14 senza riserve, perché eravamo convinti che quella era la spiegazione, interpretazione più plausibile. Ripeto, non la verità. La verità con la V maiuscola in storia non esiste, ma l'interpretazione più plausibile e corretta di quello che era accaduto, cercando appunto di non imporre solo la nostra storia nazionale, ma conoscere e comprendere quella dell'altro e viceversa. E stando attenti anche alle sfumature linguistiche, in modo da evitare nelle traduzioni qualsiasi ambiguità e incertezza. Siamo stati giorni a discutere su certi periodi e frasi proprio per togliere ogni ambiguità. Non c'era stato chiesto di scrivere un manuale di storia, noi dovevamo dare un documento che desse delle coordinate, delle linee interpretative ed esplicative, che poi dovevano essere fatto conoscere all'opinione pubblica e mandato alle case editrici dell'ambito scolastico perché ne tenessero conto per la revisione e aggiornamento dei manuali e al mondo della scuola perché ne tenesse conto nei programmi di storia sul Novecento. Quando, dopo aver riletto, limato fino all'ultimo minuto il testo, l'abbiamo firmato e poi i due copresidenti lo hanno ufficialmente presentato e consegnato, l'accordo era che i due governi l'avrebbero dovuto pubblicare congiuntamente. Lubiana lo avrebbe accettato, il governo di Roma l'ho chiuso in un cassetto e quindi anche Lubiana formalmente non lo ha potuto pubblicare. Però ha lasciato che poi l'Accademia delle Scienze di Lubiana ne facesse un'edizione bilingue, quella ufficiale italiana e slovena, più una traduzione, però quella era solo cosa loro, in inglese. E lo hanno presentato ufficialmente a Lubiana, tant'è vero che anche noi ex commissione siamo stati invitati. Ora, perché il governo italiano l'ha messo nel cassetto? Notare che era un governo di centrosinistra, quindi... Perché non è stata data mai una spiegazione ufficiale, ma da quello che si è potuto capire, il timore era che un documento come questo scatenasse le reazioni di certi ambienti del mondo della diaspora e degli esuli, e quindi meglio non renderlo pubblico. Poi in realtà i giornali lo avevano trovato facilmente, lo hanno pubblicato e poi in quello stesso anno è stato pubblicato sulle principali riviste di storia contemporanea regionale. E da qui poi si è scatenato tutta un'ondata di polemiche, di discussioni violentissime, di accuse, di denunce contro i membri della Commissione in Italia, ma lo stesso è accaduto anche in Slovenia, dove loro sono stati accusati di essere fascisti venduti agli italiani, come noi il contrario. Quindi ci siamo detti, vabbè, noi andiamo a Lubiana, voi venite a Trieste, così tutti contenti. Questo sostanzialmente per dire quello che è stato il lavoro della Commissione. Il lavoro ufficialmente è finito lì, però poi abbiamo continuato, per esempio, a cercare di portare avanti il discorso. 2 anni dopo, l'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia ha organizzato l'unica presentazione ufficiale, accademica, seria di quel documento, invitando a parlarne uno studioso italiano e uno sloveno che non avessero fatto parte della commissione, a moderatrice una studiosa austriaca italianissima, italianista, molto brava, Renate Lunzer, diciamo il vecchio impero sulle due nazionalità, e poi a trarre le conclusioni del dibattito un carissimo amico scomparso pochi anni fa, di cui l'ANVGD di Venezia ha recentemente pubblicato una raccolta di articoli che aveva pubblicato sul Gazzettino Istria e Dalmazia, Gian Antonio Paladini, a trarre le conclusioni. Gli atti sono stati pubblicati con il documento in appendice, con tutto il dibattito, tutti gli interventi del pubblico. Dopodiché poi sono affermate altre cose, la cosa è rimasta lì, però a livello, attraverso l'Istituto Mitteleuropeo di Gorizia, attraverso i due istituti di Trieste e Udine del Movimento di Liberazione dell'Età Contemporanea, certi contatti, iniziative sono continuati. E adesso
come Università di Udine, dove insegno io, di Trieste, dove c'è Raul Pupo, quella di Lubiana e di Capodistria, è stato presentato un progetto Interreg, che ha superato le prime analisi, è arrivato all'ultima tornata, adesso stiamo aspettando di sapere il suo destino. Se verrà approvato, prevede proprio di ritrovarsi a lavorare per la stesura di un manuale comune come quello franco-tedesco, fatto da studiosi, appunto dall'una e dall'altra parte, partendo, solo per l'età contemporanea, dal 1848, come hanno fatto anche i tedeschi e i francesi. Il progetto originario era molto più ambizioso, doveva essere un manuale dell'area centro-europea, quindi italiani, sloveni, croati, austriaci, ungheresi. Questo sarebbe stato progetto europeo, ma vi assicuro che quando abbiamo visto le tonnellate di moduli di burocrazia europea da compilare, che richiedono veramente uno specialista per farlo, abbiamo dovuto, era troppo tardi per riuscire a fare tutto. Quindi abbiamo ripiegato su Interreg e speriamo in futuro di fare una cosa di questo genere. Questa ipotesi di manuale, che vada o non vada all'Interreg, però speriamo di poterla portare avanti con le nostre forze indipendentemente. E sono passati comunque 10 anni, quindi ecco, tempi lentissimi della ricerca, soprattutto per resistenze... I tempi lunghi della storia. Tempi lunghi della storia, ma probabilmente anche le resistenze un po' della politica. Come dice ecco, Raul Pupo, la politica ha sempre la tentazione di fare il bottino della memoria, dice in questo ultimo libro, e in qualche modo anche un po' le resistenze almeno di una parte dell'opinione pubblica, insomma. Voglio dire, anche in Slovenia e Croazia è molto difficile, Mila Rakovac, parlare di foibe, addirittura di esodo non si può parlare, perché a me hanno sempre detto le autorità con cui ho parlato, anche in Istria, anche quelli della dieta istriana, no, gli italiani hanno fatto l'opzione, e di che è diverso dall'esodo, e che, è un po', direi, un eufemismo. Ecco, perché allora parlate e comunque cominciano ad aprirsi gli armadi per quello che riguardano le guerre civili interne, insomma, non solo degli anni 90, ma anche nel 45, Bleiburg piuttosto che altre stragi, e invece non si riesce a parlare delle foibe. È complicata la storia italo-croata, è una storia amore-odio, è una storia, unica storia importante sull'Adriatico, facile per i sloveni e serbi con la Fiat, ma noi qui da secoli litighiamo per questo mare. In Croazia esiste ancora e domina, per quello non si è formato mai una commissione croata, perché nell'intelligenza croata domina un filo italianità, nonostante ammiraglio Persano e tutto quanto. Siamo dei italofili, sia scrittori, sia homo a pensée, sia storici, per quello è difficile trovare un storico nazionale, ecco, un storico statale, che non parlo della commissione italo-slovena, non mi interessa per niente. Fortuna nostra e vostra che non si è fatto la commissione italo-croata, non ancora, forse adesso sono i tempi maturi di farla. Naturalmente che ci aspetta questo lavoro, che è però un lavoro più profondo, direi. Quando si tratta di Bleiburg, ovvero Pliberg, perché dalle parti nostre si usa la nominatura croata o slovena o serba per i toponimi fuori del nostro gergo. Così tento di ammonire i croati che non è Bleiburg, che è Pliberg, che è un villaggio, un campo sloveno nell'Austria. Perché? Ma io tenterò di rispondere indirettamente. È difficile la posizione della giovine rivoluzione croata, come io la nomino dal 90 al 91 fino a oggi, perché di quello si trattava, della rivoluzione nazionale croata, della guerra di liberazione, se vogliamo, più che tutte queste belle frasi dei nuovi poteri, a certi debiti verso il passato croato, verso
incluso il fascismo croato, e quello fu non solo alleato con il fascismo italiano, ma addestrato e pagato e preparato in Italia. E l'aneddoto è perfetta, perché a Lipari, all'isola di Lipari, all'archipelago di Lipari, si trovavano in stesso tempo patrioti croati di Istria, Fiume, Zara, preti, scrittori, maestri, avvocati da confinati, e naturalmente in non proprio Kanzlager, ma insomma isolati, confinati, e Ustascia, che furono addestrati, pagati dall'esercito fascista, preparati, ma anche a Brescia era un centro di preparazione dei, dei Ustascia. Si dice in Valtrompia. Sì, così che avendo il 91 queste esperienze, questi punti di riferimento contrari uno all'altro, controposti, era difficile capire. Così tu mi dicevi, ma come Blyburg, che si compara con Jasenovac ancora oggi di, che non ci sto. Non perché sono uno di sinistra, ma perché Blyburg fu un'operazione bellica, perché l'esercito, una parte dell'esercito Ustascia non voleva accettare l'armistizio e non voleva arrendersi all'esercito vincitore jugoslavo, e gli inglesi li hanno tornato, e loro da eroi hanno fatto un sforzo con le armi e trucidati un 800 di lori. Questo è Blyburg. L'altra cosa è la Calvaria, il calvario croato, che sono morti a decine di migliaia, chissà quanti, che camminavano a piedi da Pliberg a Gevgelija, a Vojvodina, a Vršac, cascavi giù, avevi una pallottola nella nuca. Questo è un altro discorso. Questo i croati l'hanno pagata più cara, più che tutti gli altri. I serbi non hanno pagato niente. Hanno passato dalle file fasciste nelle file partigiane, in un mese i cetnici, anzi oggi di li hanno pronunciato un esercito, la Repubblica Serba antifascista, che sì, no? Così che i poteri croati d'oggi, Pliberg, sì, che in giro è stata la presidente del governo due giorni fa per evitare il contatto a Blyburg, per evitare il contatto con i sopravvissuti che vengono lì a migliaia a 15 maggio. E perché? Per evitarli, perché naturalmente che ancora oggi portano le divise nere e hanno della retorica e tutto quanto fascista, croata, Ustascia, no? Così e le foibe, dici? Per l'amor di Dio, questo è un favore, le foibe è un favore all'interesse croato, che non si deve dire a voce piena, non si deve nemmeno menzionare, si tace sopra, perché qui si difendeva la croaticità in Istria, ai confini con l'Italia. Naturalmente io improvviso qui, e forse ho detto qualche parola troppo, forse anche qualche parola non troppo giusta, però questo è più o meno la situazione croata moderna, che nel preambolo della Costituzione croata scrive che la Repubblica Croata è basata sull'antifascismo croato, e in stesso tempo hai la prassi che è una revisione storica a volte non accettabile a tutti. Ecco. Quindi c'è stata una anche rivalutazione dell'esperienza della Ustascia. Sì. Va bene. Io direi, visto anche l'ora, sono quasi 10:30 e siete ancora qui molto numerosi, questo ci fa molto piacere, significa che il dibattito è interessante e ricco, e vorremmo lasciare lo spazio quindi anche per delle domande, insomma qualche chiarimento con i nostri ospiti, credo sia un'occasione piuttosto interessante, quindi veramente liberamente chi vuole alzarsi, fare una domanda e interloquire, siamo molto contenti. Scusa. È vero che il titolo di origine
del Trentino Alto Adige? Del passato della famiglia Brose, un po' misterioso, forse. Da noi i nostri fascisti dicevano che è russo. No, ma dico, i nostri. Bon, Justasche, ma furono i nazi, se vuoi. Ma va bene, loro dicevano che lui è russo, che è vero, Tito è morto, che i russi ci hanno mandato un altro. Poi c'è una teoria che sono dei boemi, i Bros, venuti giù, e lei mi dice da Trentino. Va bene, è solo questa la domanda, mi scusi, è solo questa la domanda, perché non credo che sia così rilevante, insomma, in questo contesto. D'accordo, questo abbiamo stabilito che è ancora molto molto difficile, non si sa bene. Sì, Walter Matulic. Io sono parte interessata e faccio una domanda così con il signor Dracula. Sono rimasto molto sorpreso dalla, in senso positivo voglio dire, dalla enunciazione che ha detto, che ha fatto prima, quando ha parlato di intelligenza croata italofila. Sì. Io ho letto una dichiarazione di un intellettuale croato che mi ha completamente spiazzato qualche anno fa, il quale però ha chiesto l'anonimità e gliela leggo. Siamo tanto affascinati dalla cultura italiana e la sentiamo così vicina che rischiamo di esserne compressi e plagiati al punto da rinunciare alla nostra. Quando ci si spinge in questa direzione, allora l'amore può diventare odio. Chi ha scritto questa cosa? Lo so, giornalista ha riportato che non si è firmato un giornalista di Fiume, uno scrittore giornalista di Fiume che conosce. Sì. Ha riportato, però non ha voluto citare il nome dell'intellettuale. Ma senta, lei sa bene da Zaratino come stanno le cose lì, no? Siamo istruiti, siamo italofili non per amore, ma per esperienza collettiva, storica, culturale. Menzionavo prima, ma posso dire qualche nome, da Gundulic Gondola a Getaldus Getaldic, da Hannibal Lucic, Petar Hektorovic, Barakovic, Zoranic, i grandi petrarchisti croati, Darsa Držić, che scrivevano non solo in due, in tre lingue, anche in latino, poesia, letteratura e così via andando, che studiavano a Venezia, che studiavano a Padova. Krležak, che fu un con chi si può paragonare in Italia, con Leopardi? Krležak nemmeno, D'Annunzio, non so, insomma, un dei Miroslav Krležak, un più grande dei più grandi, non dei più grandi, il più grande scrittore croato e jugoslavo, considero io personalmente più grande di Ivo Andrić, senz'altro. Bene. Quello pieno di cinismo verso tutte le culture e tutti i concorrenti, però con ammirazione parlava dei famosi schiavoni, i croati che durante i secoli dall'undicesimo, come Herman il Dalmata, andavano a Venezia, a Padova e fecero una carriera anche importante, mondiale, di scienze, lettere, filosofia, El Bon Petris o Petronio o Petric de Cherso, El Bon Baldo Lupetina, no? Per menzionare solo qualche nome, che erano tutti seduti a due sedie. E concludo citando Lucio Tot, che l'ho citato anche in un testo recente, che disse le stesse cose. Sì, l'armonia è morta con la morte di Venezia, forse per qualche annata durò anche sotto l'Austria, però è storia. E qui tento di sfidarci se stesso e noi tutti, ma chi dice che è finita e che è storia? Chi dice che non si può ritentare l'idea di Tomaseo, la Federazione delle Libere Repubbliche dell'Adriatico? Non pensando, Tomaseo, all'Italia e Croazia o Italia e Jugoslavia. No, le libere repubbliche autodefinite, Zara, Ancona, Trieste, Istria,
Lei sceglie. Allora, parlando adesso, concludo, che ahimè hanno ucciso i tentativi serri come quello di Riccardo Illy di fare un Euroregione anziché realizzabile da Udine, Udine, Trieste, Pola, Fiume, basta, Capodistria. No, non si può farla. E l'Euroregione Adriatica già fatta? Ma come mai? Metà d'Italia, tutta Croazia, tutto Montenegro, tutta l'Albania, quel si può fare. E perché non si può fare questa piccola regione? Perché questa romperebbe l'idea del Stato nazionale, questa farebbe un nuovo nucleo del nuovo europeismo che non è antinazionale, ma che vede il demos davanti di sé, non più la nazione, non nega la nazione, ma vede le nuove formule. E qui entra Tomaseo e qui indirettamente con Lucio Tot tento di polemizzare. È un passato, un bel passato, la storia veneta. E perché non tentare di rifarla? Le libere repubbliche, l'euro c'è. Sì, sono d'accordo. È denegato. Noi sappiamo, lei ha parlato prima di storici. Io so che a Fiume c'è un professor Stercic. Stercic. Di una, sì. Scusa, posso dirlo, è di una parzialità estrema. Sì, sono d'accordo. Siamo amici, ma lei ha ragione. Però lei non conosce Hermann Dursic o Davor Mandic, i nostri storici istriani. Li farò incontrare e lei li sentirà. Anche il professor Salimbeni voleva dire, sì, qualcosa su questo argomento. Beh, il fatto che di là, non solo Slovenia o Croazia, ma c'è un grandissimo interesse per tutto quello che è la cultura, la letteratura, la lingua italiana. Io a metà degli anni 90 sono stato invitato all'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e mi sono trovato di fronte a una sala affollatissima a parlare di risorgimento italiano con grande interesse. Quando sono andato a Belgrado nel 2000, ospite dell'Accademia delle Scienze dell'Università, invitato da Nikša Stipčević, che è un grande italianista. Zaratino. Sì, e ricordava che lui si era salvato dalla caccia ustascia nel 42 perché protetto dagli italiani a Spalato. Sì, molti ebrei da Belgrado, sì, e da Zagabria hanno fuggito, certo, in Dalmazia. Sì, infatti c'è proprio un bel libro di uno studioso israeliano sì, su questo. Ma comunque sono stato invitato a parlare a Belgrado e mi sono trovato di fronte a un'aula magna con almeno 300 studenti che mi hanno sentito parlare in italiano, sono intervenuti in italiano, un grandissimo interesse per tutto quello che era la nostra storia. E devo dire, a disloro delle nostre autorità politiche, che il comitato della Dante Alighieri in Montenegro è stato aperto, nonostante il sabotaggio dell'ambasciata italiana, da professoresse serbe di italianistica, Juliana Vugo e altre che si sono date da fare loro per sostenere la Dante Alighieri e per aprire una cattedra di italianistica in Montenegro. No, no, io cito due casi diretti. No, voglio dire che il discorso diventa più facile. Sì, d'accordo. Per connessioni storiche che lei sa conosce meglio di me, e per legami anche dinastici, eccetera. Certo. Quindi gli antagonismi che abbiamo avuto con i croati, con i serbi, non hanno raggiunto quelle... No, no, ma indubbiamente, ma per dire come a livello, comunque, in generale nel mondo, diciamo, ex jugoslavo, c'era questo interesse. Comunque anche a Zagabria e la Antenore di Padova ha pubblicato due volumi e raccolta di scritti, adesso non mi ricordo il nome, lo potrà forse ricordare Rakovac, di un grande studioso croato di italianistica che aveva studiato proprio i rapporti e le influenze della cultura italiana su quella croata o illirica, come si diceva, dal 500 in poi, e sono saggi sottoscrivibili al 100% come impostazione, come rigore e serietà. Quindi, questo non per sminuire, lei ha perfettamente ragione quando dice il discorso che più agevole,
Sì, ma dico perfettamente ragione quando dice che si cerca di respingere o negare l'influenza veneziana in tanti ambienti. Basta leggere sulla Voce del Popolo tanti articoli che segnalano certe prese di posizione, però sicuramente ci sono anche e vanno tenute presente anche, ecco, queste manifestazioni di interesse, di attenzione verso la nostra cultura, almeno a livello accademico. Aggiungerò che tutte le chiese, il signor Rakovac mi contraddica se sbaglio, tutte le chiese di Ragusa, Dubroni, sono state costruite da artisti italiani. Sì, certo. Circostanza che non si rivela, si ha la tendenza a non rivelare. Posso rilasciarmi a un suo vissuto che lei ha parlato, lei ha diciamo, prima ha vissuto, di tutto, sono perfettamente d'accordo. E purtroppo il vissuto, nel caso mio anche, soprattutto personale, lei è nato nel 48. 46. Sì, sì, sono d'accordo. Comunque voglio solo ricordare per concludere anche come forme di collaborazione che per esempio a Rovigno c'è il centro di ricerche storiche di Radossi, che è italiano, ma dove collaborano anche studiosi sloveni, croati e anche stranieri, austriaci, americani. Sì, sì, abbiamo delle esperienze della mia generazione che a Fiume entra l'ispettore nel ginnasio italiano e qua, quelli con il cognome che finisse con la C o CH prendere i libri e trasferirsi nel ginnasio croato, adesso, subito. Lì non fu questo. Io li mando l'elenco, sa. Zara sarebbe un rischio enorme. Io vi manderò l'elenco dei cognomi, lei vedrà. Anzi, li leggo solo un modo, se posso usare una nuova citazione di una poesia, perché c'è il cognome Jugovac, istriano, è strano. Ma insomma, no, non vado oltre i limiti. Insomma, ridotto in forma italiana, come si diceva in questi decreti, in ben 14 forme. E come mai? E perché questo cognome è più disperso in Istria, da Buie fino a Pola, fino a Susnievice, là sotto il Monte Maggior, e per quello dipendeva del gerarca del quartiere, questo Jugovac che entrava, lo metteva a Meridioni, Merigioni, Giuliani, Giulini, come che pareva a lui, e traduceva al modo proprio. Ma non era tipico dappertutto, non era tipico. Ci sono altre domande? Prego. C'è un rapporto tra la miseria di San Sabba e le cose, rapporto di causa e effetto? Beh, professore, penso che sia una domanda. Un rapporto di causa e effetto diretto? No, non c'è. Sono, come dicevo all'inizio, due aspetti diversi di una medesima barbarie che travolge l'Europa. L'una che si abbatte contro gli ebrei, la risiera,
però non ci finiscono solo ebrei, ma anche antifascisti e partigiani. La foiba, invece, è il momento successivo e rientra nel discorso che abbiamo appena fatto, non solo di regolamento di conti, di vendetta, ma anche proprio un piano rivoluzionario di instaurazione di un nuovo ordine, nel quale finiscono persone che potevano anche avere delle responsabilità, ma senza né processi e niente, proprio la più pura violenza, ma anche persone che assolutamente non c'entravano o che erano stati addirittura antifascisti, ma come ricordava prima Di Donato, ma anche Rakovac, si opponevano alle mire di espansione annessionistiche jugoslave. Quindi sono due aspetti diversi di una stessa e comune tragedia europea. E Trieste ha avuto, tra l'altro, Trieste e la Venezia Giulia credo che siano la regione che ha avuto più sfortuna e tragedie in 20 anni. Prima il regime fascista, poi l'occupazione tedesca col litorale adriatico dopo l'8 settembre, poi l'occupazione jugoslava, quindi fascismo, nazionalsocialismo, comunismo e tutti i nazionalismi, perché il punto di incontro, ma per un periodo di scontro, tra i tre grandi, lo diceva anche lui prima, mondi etnici dell'Europa, latino-romanzo, germanico e slavo. E questo spiega la violenza dello scontro, quando il nazionalismo si intreccia poi anche con queste ideologie totalitarie. E quindi veramente una sorta, come è stata definita anche da Osbam, di guerra civile europea. E poi sappiamo anche che uno degli aspetti controversi e che è assolutamente ti tiene lontano anche quello che può essere un dialogo tra due parti è anche nella ricostruzione dei fatti e anche per esempio sui numeri. Sui numeri si gioca spesso e comunque anche perché... Certamente. Sì. Allora, si va da chi nega assolutamente o dice poche decine o centinaia, a chi è arrivato a parlare di 20-30.000, mentre, premesso che in un periodo di caos come quello era difficile poter tenere una contabilità precisa anche per quello che riguarda il discorso dell'esodo, se 350.000, 300 o 200.000, a questo proposito voglio ricordare che nel volume che ho citato prima, Italia e Slovenia, c'è un bellissimo saggio di un demografo, Oscar Miletta, che ricostruisce proprio tutta, e credo che sia il lavoro più attendibile sulla base degli archivi disponibili, non solo le provenienze ma anche la composizione etnica. E da lì emerge che certamente la maggioranza schiacciante italiana, ma ci sono migliaia di sloveni, di croati, anche dalla Dalmazia meno, ma un po' di serbi che se ne vanno, discorso che facevo prima. E per quanto riguarda le foibe, la cifra più attendibile, alla base dei dati che abbiamo, ma ripeto, può modificarsi un po' in meno o in più, ma ripeto, già qui non è che 1.000 in più o 1.000 in meno cambieranno di fondo, come ci sono quelli che dicono ma noi i tedeschi non hanno ammazzato 6 milioni di ebrei ma solo uno o due, come se fosse una cosa meno spaventosa e tragica. Comunque ripeto, la stima più attendibile è che nella ondata di violenze del settembre-ottobre 43 tra Dalmazia e Istria siano alcune centinaia, poi invece alla fine, quindi maggio-giugno, con alcuni strascichi nel periodo successivo, si oscilli tra i 4 e i 5 mila. Poi c'è, quindi complessivamente sarebbero tra i 5 e i 6 mila, diciamo proprio eliminati o infoibati o annegati, ma insomma diciamo infoibati. Poi ci sono tutti quelli che sono stati deportati nei campi di concentramento, come a Borovnica, vicino a Lubiana, in altre località. E molti di questi sono morti o di stenti, di fame o anche ammazzati nei campi. E questi, diciamo, sono un'altra dolorosa e tragica contabilità che rientra nel discorso che faceva prima anche lui sulla repressione che fa il regime nei riguardi di tutti gli oppositori. E di questi casi, almeno per la Slovenia, noi oggi sappiamo perché
appunto lo studioso sloveno che citavo prima, ha pubblicato gli elenchi e sono alcune migliaia di nomi, molti nel 1948, in seguito ai primi accordi tra Italia e Jugoslavia, sono potuti tornare. Ci sono per esempio anche dei giovani italiani che erano rimasti in Istria, che hanno cercato di tenere in piedi reti organizzative clandestine, come Mario Dasovic, che poi ha pubblicato dei bellissimi libri, che viene arrestato, condannato, poi verrà espulso e mandato in Italia in seguito a un accordo. Ma quelli che erano stati portati via nel 1945, la maggior parte poi sono stati restituiti all'Italia, ma alcuni sono appunto morti, ripeto, o di malattie o di stenti o di fame o giustiziati nei campi di concentramento. Mi consente una domanda provocatoria. Se il professor Sanbeni fosse, avesse avuto 20 anni nel maggio del 45 oppure nel 54, come si sarebbe posto sulla piazza? Come si sarebbe comportato? Beh, la storia... Per il 54 potrei in qualche misura risponderle, perché ho memoria di quello che era accaduto nel 53, preciso per chi non è di quelle terre. Nel novembre del 53, in seguito alle manifestazioni patriottiche fatte dagli studenti triestini e Re di Puglia, che poi tornano a Trieste, che era sotto governo anglo-americano, fanno manifestazioni, la polizia interviene, ci sono disordini, poi la polizia aprirà il fuoco e saranno uccisi sei triestini e poi saranno i solenni funerali. Città in stato d'assedio, con le autoblindo, io mi ricordo benissimo, dovevo andare a scuola, scuole chiuse, tornati a casa da bambini incoscienti, contenti che non andavamo a scuola. Però mi ricordo queste scene, ma mi ricordo il 26 ottobre del 54, quando sono arrivati gli italiani, io ero con la mia famiglia, come tutti, in piazza Unità ad aspettarli, il delirio, l'entusiasmo. Per il 45 potrei ipotizzare e dire che ero con quelli che sono sfilati contro l'occupazione jugoslava, che poi hanno sparato uccidendo cinque triestini, il caso di via Embriani, ecco. Ma esserci... E chiedo scusa, solo una precisazione, sì, sì. Parentesi, c'è un problema di uscita con le macchine dal parcheggio, qualcuno deve aver ostruito, quindi ci sono delle persone che non possono fare la manovra. Ecco, quindi chi ha la percezione, il ricordo di non aver fatto una corretta manovra di posteggio, è pregato di andare a spostare l'auto, grazie. Mentre intanto possiamo continuare, se vedo che ancora le persone... Ecco, non molto, perché dobbiamo anche la struttura. Io chiedo ancora se oltre al dottor Matulic, che ha fatto molte domande, ce n'è ancora qualcuna, almeno una domanda o due, e poi possiamo chiudere qua. Sembra che siano crollate. Va bene, cioè, mi sembra di capire che possiamo anche chiudere qui. Io vi ringrazio veramente per la partecipazione intensa e l'attenzione. Grazie. Ecco, volevo ringraziare anch'io tantissimo. Salutarvi tutti, ringraziarvi per la vostra presenza e ringraziare tanto il professor Sanbeni, Milan Rakovac e Di Donato, e direi che è stata proprio una lezione di storia ma anche una lezione di civiltà, proprio in sintonia un po' con la nostra tradizione della cooperativa. Grazie a tutti, buonanotte.